Domenica 8 luglio 2012 al Castello Ginori di Querceto nel comune di Montecatini Val di Cecina si tiene una manifestazione importante che avrà luogo a partire da tra qualche minuto con l'inaugurazione della mostra di Renato Frosali che vedete al mio fianco e con quello che doveva essere il finissage della mostra di fotografia di Rita Dolman che vedete a fianco di Frosali. Però c'è una bella notizia per i nostri telespettatori che potranno venire al Castello Ginori non solo per vedere la mostra di Frosali ma anche quella di Rita Dolman che verrà prorogata. Ci parlerà di questi eventi e di un altro grande evento che concluderà questa giornata inaugurale della mostra di Frosali, Ursula Vetter, che i nostri telespettatori hanno imparato a conoscere lo scorso anno perché dedicammo all'Accademia Libera Natura e Cultura un lungo servizio lo scorso anno proprio nell'estate del 2011 per presentare una grande kermesse, una serie di installazioni alla scoperta delle quali ci condusse proprio la stessa Ursula. Oggi ci ha convocato in questa splendida località, tra l'altro dove si gode anche nonostante il vento un ottimo refrigerio per chi viene soprattutto dalle città. Ursula, vuoi presentarci questo evento? Poi seguiremo sia Frosali sia Rita Dolman all'interno del castello per proporre le loro mostre. Ci saranno tante sorprese perché soprattutto le foto di Rita sono state realizzate negli studi di tanti artisti, 22 artisti del territorio, molti saranno presenti oggi a Querceto, speriamo di poterli avvicinare tutti o buona parte di loro. Intanto raccontaci com'è nata questa kermesse, perché definirla mostra si riduce solo alla mostra di Frosali, ma è una manifestazione che, come abbiamo detto, avrà un epilogo stasera al tramonto con la rappresentazione di una opera celeberrima, La Traviata. Sì. Allora, l'Accademia da 12 anni ormai organizza una stagione artistica, culturale, sia musicale sia di arte visiva, ogni estate fra Pasqua e settembre, e siamo oggi a un momento forte di questa rassegna del 2012 perché, come potete vedere sul cartello, la mostra di Rita Dolman, che coinvolgeva tutti questi artisti, stava per terminando e a grande richiesta del pubblico ma anche gli abitanti del paese abbiamo deciso di prolungarla. È allestito all'esterno delle pareti, come potete vedere dopo, e è molto bello. Renato, lo conosciamo, Renato Frosali, da anni, dall'inizio dell'Accademia, ha fatto la sua prima mostra in assoluto a Querceto nel 2007, del 2008 la prima, 2010 la seconda, 2011 è stata la Biennale di Venezia e così l'abbiamo richiamato nella sua, tra virgolette, sede qui a Querceto quest'anno a presentare le sue opere più recenti, che saranno presentate oggi da Armando Punzo del Volterra Teatro, perché il lavoro di Renato quest'anno si basa sull'attore del Volterra Teatro, si chiama Fuori dal Fuori e parla del chi è dentro, chi è fuori, dove siamo dentro, siamo fuori. È un bellissimo lavoro che invito tutti a vedere qui a Querceto. Ora inviti anche noi a vederlo, noi ci stiamo per inoltrare all'interno del Castello Ginori di Querceto, ovviamente ci faranno da guida le rispettive mostre sia Renato Frosali sia Rita Dolman. Prima però di avventurarci all'interno del castello vorrei che Ursula ricordasse ai nostri telespettatori il successivo appuntamento della manifestazione. Sì, 5 agosto abbiamo qui la mostra di Stefano Tonelli, anche lui nel 2011 è stato alla Biennale nella sede a Firenze con le sue opere. Qui prepara un'installazione proprio a posto per il posto che si chiama Nell'attesa di un segno, e qui dobbiamo guardare, di vino. Qui siamo in un posto di vino e siamo anche circondati dal divino di questo paesaggio, di questo borgo. Il 5 di agosto sarebbe la prossima tappa di espositiva.
Sergio Nanni è l'assessore alla cultura del comune di Montecatini Val di Cecina, ha inaugurato ufficialmente pochi minuti fa la mostra dell'amico Frosali. Io direi di partire dall'Accademia, una vera e propria risorsa per, non solo per l'amministrazione comunale, perché vi dà una bella mano a organizzare manifestazioni che forse l'amministrazione, viste le carenze di fondi, avrebbe difficoltà ad allestire da sola, ma dà grande visibilità al territorio e dà l'opportunità agli abitanti del vostro comune di accedere a mostre di artisti importanti. Sì, l'Accademia sicuramente è una cosa importante, in 10 anni, 12 anni ormai ha fatto grandi passi avanti, ha iniziato pian piano con difficoltà in questo bellissimo borgo, direi, in collaborazione con i proprietari, i Marchesi Ginori, e si è fatta conoscere in tutto il territorio non solo Val di Cecina ma anche oltre. E sì, ha dato anche una mano grande all'amministrazione comunale, perché ci ha in qualche maniera stimolato, diciamo così. Io sono da diversi anni assessore alla cultura, abbiamo iniziato a collaborare con l'Accademia, abbiamo fatto grandi cose per un comune piccolo come il nostro, abbiamo fatto opere, concerti internazionali, e come dicevo prima, quest'anno produciamo un'opera lirica, L'Elisir d'Amore, a Montecatini, nel Teatro delle Laverie, e questo diciamo che è stato stimolato nel corso degli anni dall'Accademia. La mostra è stata presentata al pubblico da Armando Punzo, regista e direttore artistico del progetto Mercuzio non vuole morire, ai cui personaggi si ispirano le raffigurazioni del maestro Frosani. Sì, siamo di fronte a delle opere che Renato in qualche modo ha dedicato alla Compagnia Fortezza, ma andando anche molto oltre poi l'idea del teatro proprio. Quindi l'idea proprio del teatro, secondo me, è qualcosa che si può leggere in quelle opere. Non a caso ci sono poi anche altri quadri, alcuni quadri veramente estremamente plastici che raffigurano, insomma, delle posizioni, veramente delle contorsioni del corpo umano che sembra in scena. Ecco maestro, noi abbiamo dato per scontato che i nostri telespettatori sappiano cos'è il progetto Mercuzio non vuole morire, ma per i pochi che magari non hanno letto sui giornali o non hanno seguito i servizi televisivi che vi sono stati dedicati, possiamo ricordare brevemente in cosa consiste il progetto? Beh, Mercuzio non vuole morire praticamente è lo sfondo è Romeo e Giulietta, un lavoro su Romeo e Giulietta, dove però l'attenzione l'abbiamo posta su questo personaggio, Mercuzio, che è il poeta, è l'artista, è l'attore, è l'uomo di teatro, proprio l'uomo di cultura, è il filosofo, che però sparisce dalla scena molto presto, muore molto presto nel primo duello con Tebaldo, però da lì parte tutta la tragedia. Allora quest'idea di spettacolo non poteva essere risolta, secondo noi, solo con la Compagnia Fortezza, solo all'interno del carcere, ma avevamo bisogno proprio di chiedere al mondo, ai cittadini, proprio alle persone, di partecipare. Abbiamo immaginato un'opera di teatro di massa. La critica d'arte Elena Capone ha avuto il compito di presentare a un pubblico forse inatteso così numeroso che è convenuto al Castello di Querceto la mostra di Frosali, che è stata, credo, un'altra bella sorpresa per quanti sono saliti oggi fino a questo borgo. Sì, diciamo che questa rappresenta uno degli eventi più importanti per la nostra stagione 2012 qui a Castello di Querceto. Renato Frosali, che è un artista che ben conosciuto qua, perché già esposto a cominciare dal 2008 in quella che è stata la sua prima mostra personale in assoluto, e in cui è tornato in questo senso un po' ciclico dei tempi dopo la partecipazione alla 54esima biennale, e è ritornato con una ricerca ancora più approfondita nel suo percorso che è erede delle scuole espressioniste, delle grandi scuole espressioniste, e che riesce però anche a dare la forza, la magnificenza delle grandi opere del 500 e del 600, come si può vedere appunto da queste tavole giganti. Ci sono dei politici monumentali e dei piccoli gioielli che interagiscono fra di sé in questo allestimento giocato sulla dialettica di buio e luce, un po' nel senso di Caravaggio,
E proprio nel senso di Caravaggio gioca anche sullo spirituale nel terreno. Non poteva mancare a questo importante appuntamento al Castello di Querceto per un artista pomarancino l'assessore alla cultura di Pomarance Billy Cerri. Sì, buonasera. In effetti è veramente una grandissima soddisfazione per come amministrazione, ma anche personalmente come amico, avere un artista della levatura di Renato Frosali. Negli ultimi anni si è distinto veramente, ha fatto un percorso, un salto importante. La partecipazione alla Biennale chiaramente è l'apice di questo percorso, ma anche l'evoluzione che possiamo apprezzare in questa mostra stasera sicuramente dimostra la forte carica dell'artista. Incontriamo nuovamente Renato Frosali a qualche minuto dall'inaugurazione ufficiale della mostra, un grande pubblico, una bella presentazione da parte di Elena Capone che per te ha scritto anche un testo critico nel catalogo che i telespettatori venendo a visitare la mostra potranno ritirare qua nel borgo di Querceto. Iniziamo dalla genesi di questa mostra. Come è nata e perché gli hai dato questo titolo, Fuori dal Fuori, che è emblematico appunto. La mostra ha un tema specifico, è dedicata alla performance degli attori detenuti del carcere di Volterra. Il titolo, per di la verità, non l'ho dato io, l'ha dato il regista Armando Punzo, ponendosi il problema se la libertà, interpretando il pensiero di Foucault, sia dentro il carcere o fuori dal carcere. Ho scelto il progetto, ho voluto fare una mostra a progetto in modo che raggiungesse un alto grado di organicità oltre che di tensione emotiva. Renato, il valore aggiunto di questa mostra, credo lo possiamo dichiarare senza tema di smentita, è rappresentato proprio dall'allestimento, un allestimento che è in perfetta sintonia con il contenuto dei quadri. Sì, l'allestimento è stato curato, il nero, per conferire alla mostra un aspetto di teatralità. La mostra è dedicata al teatro, anche l'allestimento deve risentire del teatro. Le musiche sono le musiche originali del teatro. E poi, come lei avrà visto, nella mia pittura predomina parecchio il nero ebano. Ed è una pittura molto plastica, quindi il bianco e il nero crea questa plasticità. Se si accentua la luce, la plasticità tende ad appiattirsi. Più si abbuia e più questo elemento plastico, scultoreo della pittura ne viene fuori e ne viene rafforzato. Sì, anch'io ritengo che sia stato un allestimento con le luci che sono venute proprio dalla Germania apposta, sia stato un allestimento ben curato. E chi ha ispirato questi quadri ha avuto modo di vederli? Ma sì, certamente le fotografie sono visitate nel carcere, sono state portate agli attori detenuti che le hanno viste. La possibilità però di esporre queste opere all'interno del carcere per ora non c'è. No, non credo. La mostra viaggerà per altre capitali europee per finire un prossimo anno al Museo Nazionale in Romania. Rita ci presenta ora i suoi lavori, iniziamo dal primo perché abbiamo la fortuna di avere il personaggio, l'artista ritratto nella foto, si tratta del pittore volterrano Ennio Furiesi che Rita ha ritratto nel suo studio, è un documento importantissimo perché questo studio ora non è più nella disponibilità del maestro perché ci sono dei lavori di restauro da fare e quindi questo scatto rimarrà una testimonianza del. Mi ha dato l'idea che faccio le fotografie in studi con gli artisti perché ho visto che di dentro c'è un'atmosfera speciale e nessuno sa che quasi in un posto come Volterra sono 3, 4, 5 artisti famosi e hanno anche un spazio grande o piccolo, ma sempre con una fascinazione. Sempre magico. Sempre magico. Allora, sì. Il titolo della tua mostra, ricordiamolo ai telespettatori, poi ti seguiremo in questo itinerario, è Lo spazio e l'artista, ovviamente un titolo che lascia intendere qual è il contenuto delle foto delle quali ora ci ha parlato proprio la stessa autrice. Ennio, nostalgia di questo studio? Senz'altro, era uno studio, era solamente per la luce, c'era una luce invisibile
E poi lo spazio molto era 90 spazioso, metri, certo. 200 metri sì. A disposizione, cosa che non è facile. Purtroppo è successo questo, è cominciato delle infiltrazioni d'acqua, la noncuranza, perché io ripeto, quando una cosa è di tutti non è di nessuno, nessuno la cura, e dopo mesi è cominciato a venire giù carcinacci. Ecco, e sono stati costretti a chiuderlo. A ridosso della torre del Castello Ginori, Rita ha installato altre 4 sue grandi foto che ritraggono ovviamente altrettanti artisti che ora la stessa Rita ci presenterà ovviamente in foto, ricordandoci che ciascuno di loro è intervenuto sulla foto. Sì, ognuno ha fatto quasi ha dato una traccia sulla fotografia, Tonelli per esempio sul soffitto, Mauro Staccioli qualcosa, anche Frossali ha lasciato una bella traccia, e l'ultimo è qui Borghesi, no? Di Volterra. Ci scusiamo con i nostri telespettatori anche per l'audio, ma qui lavoriamo in una situazione ambientale abbastanza gradevole per quanto riguarda il punto di vista estetico, ma dal punto di vista ambientale c'è un vento che entra nei nostri microfoni e quindi i telespettatori sentiranno qualche disturbo. Quella alle nostre spalle è una foto, un documento rarissimo, è l'ultima foto scattata a Furio Cavallini, scomparso da qualche mese, artista di Cecina, il quale ha eseguito su questa foto forse l'ultimo tocco, l'ultima pennellata della sua carriera. Sì, come è stato il tuo rapporto con Furio? Benissimo, perché lui era già un cieco, lui ha visto niente, e lui era molto gentile, ha detto forse è veramente l'ultima fotografia che... Lui era consapevole di essere. Quello che vedete alle nostre spalle è lo studio coloratissimo dell'artista livornese Corrado Gai. Proprio in quello studio la nostra rubrica è stata a realizzare un importante servizio che poi è servito ovviamente per divulgare l'immagine del lavoro di Corrado Gai, che Rita ha immortalato in questa foto. Che sensazione hai avuto di questo mondo coloratissimo di Corrado? Per me questo era troppo facile per fare questa fotografia, perché qui è tutto originale. Ho detto non ci vuole che si cambia un pezzo, che sì. E lui mi ha lasciato una grande libertà, tutti gli artisti mi hanno lasciato una grande libertà, mentre il nostro lavoro, grazie a tutti gli artisti. È presente quest'oggi a Querceto anche Enrico Pantani, altro pittore pomarancino come Frosali, che è stato ritratto nel suo studio da Rita, e quindi abbiamo la possibilità di farti commentare direttamente il lavoro di Rita, e vorremmo sapere se rispecchia questa foto l'humus, l'umore del tuo studio. L'umore sì, c'è una confusione pazzesca nel mio studio. È piccolissimo, però quando è venuta ha trovato la prospettiva giusta, e a me piace molto questa foto. Rispecchia appieno lo studio, via. Come ci sei intervenuto sulla foto? Sono intervenuto con 2 disegnetti semplici fatti con l'Uniposca. Niente, ho dato il mio contributo. Grazie. A Pomarance non ci sono solo pittori e artisti, ma ci sono anche fotografi e artisti. Uno di questi è Giacomo Saviozzi, che ovviamente questa volta, invece che essere dietro la macchina fotografica, è stato in posa per Rita davanti all'obiettivo. Sì, è stata un'esperienza divertente, perché io abituato a fotografare, a essere fotografato, e poi da Rita che ci conosciamo ed è venuta da me in studio, è stata un'esperienza carina, perché ha cominciato a muovere gli oggetti, a comporre, a dire stai lì, mettiti qua, e questo oggetto lo mettiamo in questo posto, cioè si è creato il suo set. Ora noi attraversiamo solo di pochi passi la strada, perché insieme a Rita vogliamo presentare ai nostri telespettatori un altro degli artisti, un artista di Volterra, oggi non è fisicamente presente a Querceto, si tratta di Alessandro Marzetti, ma ce lo presenterà ovviamente Rita e ci dirà che sensazione ha provato a fotografarlo nel suo studio. Sì, e lui ha fatto queste cose,
in alabastro da buon volterrano. E io ho detto, mi piace tanto, ma per che cosa serve? Lui ha detto, guarda, questo è quasi come un, come si chiama per i cavalieri? Sì, sì, una maschera. Una maschera, e ho detto, un questo cavaliere medievale. Sì, sì, sì. Lui dentro questo, e lui mi ha fatto un bel draccio, questa ecco. Draccia di alabastro. Ecco, ora magari non so se televisivamente si percepirà, ma sì, questo sì, è sì, un, sì. Una materia aggiunta alla fotografia. Sì, mi piace tanto perché qui è una fotografia che io ho fatto veramente tanto. Qui si vede, io ho fatto tanto, tanto e poi lavoro. Su tanto lavoro e anche con luce, perché sì. Non tante volte ho usato luce, ma qui si vede luce e questa sì. Luce dà un'impressione come un sì. cava. Sì. Sì. Rita, chi è Tomislav Spicic? E dov'è il suo studio? Sì, sì, Tomislav Spicic è un croato e lui ha un studio a Monte Scudaio. Lui era famoso con questo, come si chiama? Perché io non... Carosello. Era un programma di pubblicità. Sì, lui televisivo. Ha fatto tante per pubblicità, anche per Lindt e per Blue Jeans. E ora lui fa questi dipinti con tanti colori. Mi è piaciuto questo studio perché è piccola e nel centro di Monte Scudaio. Da Monte Scudaio ci trasferiamo ora a Ripalbella, nello studio di Silvia Heinemann, che è una connazionale di Rita. Sì, e lei ha un studio a casa quasi e mi è piaciuto questa situazione con il tramonto. Ed eccoci in pochi secondi catapultati nel cuore di Volterra, dove vi presentiamo lo studio, anzi ve lo presenta Rita, lo studio del giovane artista Alessio Marolda. Qui da Alessio ho ridotto le luci per vedere meglio queste... Per risaltare la parte delle opere rispetto al contesto dello studio. Davvero, davvero. Quindi c'è un lavoro importante qui di riduzione, di sottrazione di luce. Sì, e lui si vede... E ovviamente lui invece lo ha illuminato in maniera... Sì. Anche un giovanotto a lui riesce ancora a fare questi equilibrismi. A Casale Marittimo Rita è andata a incontrare un'altra sua connazionale, Karin Hagen. Karin Hagen ha un bel studio nel giardino, mi è piaciuto tanto questa situazione dentro fuori, che si vede il solito colore dentro e anche fuori. Ancora uno studio di Volterra, ancora una giovane artista, Ilaria Tognarini. Qui ci troviamo di fronte all'unica forse ceramista dell'intera rassegna. Sì, 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 e a me mi è piaciuto tanto questo caos. C'era un po' di caos, io ho sistemato come sempre un po' le cose, ma si vede che lei lavora veramente con il cuore. Quello che vedete inquadrato in questo momento è l'artista Gaspare Otto Melker, artista svizzero che ha il suo studio nello Stradone del Belvedere nella vicina Vada. Sì, a me è piaciuto tanto da Gaspare questo arco e questa atmosfera, perché lui ha veramente tanto spazio. Non tutti gli artisti fotografati da Rita hanno il loro studio nel territorio di Montecatini Val di Cecina e delle zone limitrofe. Qualcuno ha il suo studio abbastanza distante da qui, per esempio Marcello Scarzelli, che è stato fotografato a Bientina in quello che è il suo luogo abituale di lavoro. Però Marcello è molto legato a questo territorio, vi ha esposto, anche quest'oggi era presente fisicamente al vernissage di Frosali, e quindi tu ti sei spostata di un bel po' di chilometri per raggiungerlo vicino a Pisa. Sì, perché lui ha fatto una mostra qui a Querceto, allora ha pensato, chiedo anche lui. Lui meritava di essere raggruppato insieme agli altri artisti legati a questo territorio. Sì, sì. E lui fa le... Tu l'hai ripreso dall'alto, com'è strutturato il suo studio? Sì, 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 perché lui ha tanti colori qui e tante cose, allora anche qui ho fatto qualche parte in bianco e nero. Rita si è dovuta spostare di un bel po' di chilometri, trasferendosi a Carrara per immortalare una scena di affetto fra Claire Fontana e Adriano Ciarla, che sono due artisti che hanno il loro studio proprio nella capitale del marmo. Sì, e quando ho visto questo studio, loro abitano qui in primo piano e ho pensato qui ci vuole un po' di romantico.
A Montegemoli, una delle capitali italiane del pane, si è trasferita Rita per immortalare il coloratissimo Aione Arte, ovvero lo showroom di Emanuele Cazzaniga e Paolo Portante. Sì, mi hanno sempre piaciuto i vostri lavori, che ho detto voglio vedere come lavorano e ho visto c'è un studio che sono due artisti che fanno veramente un lavoro un po' contrario, lui lavora con ferro e lui con i colori. Un altro artista molto legato al territorio, ma che ha il suo studio lontano da qui, è Luca Serasini, che lavora fra la Foce dell'Arno e la costa del Tirreno, a Marina di Pisa, dove tu lo hai raggiunto per fotografare. Di Luca ho visto due mostre e ho pensato che sono interessanti questi lavori, allora ho scelto anche lui. Le immagini ci catapultano ora a Volterra, nella Badia Parco, dove ha il suo studio en plein air Giuliano Mannucci in mezzo agli ulivi, in un luogo dove si respira atmosfera etrusca. Sì, perché lui ha detto io ho due studi, fuori e dentro, e ha detto ma io ora voglio vedere il tuo studio fuori, e quando io ho visto questo posto era meravigliosa e ho detto così abbiamo anche nella mostra un'altra atmosfera. Maria Burger è un'artista nata a Bolzano che ha deciso di lasciare i rigori degli inverni altoatesini per le dolci colline di Riparbella. Sì, e lei parla anche tedesco come tutte le persone italiane in questa zona. E così io ho visto una mostra dalla Marte, Montecemoli, e mi è piaciuto tanto questo lavoro e ho detto hai un studio? Lei ha detto sì, venga. Ci troviamo all'interno del Castello Ginori, credo sia doveroso ringraziare i marchesi che fra poco ci raggiungeranno e che sono stati gentilissimi a concedere anche alla nostra emittente la possibilità di riprendere all'interno questo splendido castello. Sì, infatti siamo molto contenti di poter una volta l'anno in questa bellissima cornice organizzare un'opera insieme all'associazione Vinopera Arte, che ha come direttore artistico Paolo Filidei, che fra qualche minuto salirà sul palco per presentare al pubblico che aspetta ansiosamente l'apertura del cancello e quindi che noi terminiamo velocemente questa intervista per poter accedere alla rappresentazione della Traviata. La rappresentazione della Traviata che fa parte di un percorso che ha la sua seconda edizione e quello che noi vogliamo presentare è l'idea di un vinopera, quindi un evento che rappresenti un omaggio all'opera ma contemporaneamente anche un omaggio al vino, e questa ci sembra la sede adeguata visto che la famiglia che ci ospita è anche un produttore di vini e quindi stasera il pubblico potrà assaporare l'arte dell'opera e assaporare il vino della famiglia Ginori. Libia, amore, amore fra i carici più d'anima chi avrà?
Domenica 8 luglio 2012 al Castello Ginori di Querceto nel comune di Montecatini Val di Cecina si tiene una manifestazione importante che avrà luogo a partire da tra qualche minuto con l'inaugurazione della mostra di Renato Frosali che vedete al mio fianco e con quello che doveva essere il finissage della mostra di fotografia di Rita Dolman che vedete a fianco di Frosali. Però c'è una bella notizia per i nostri telespettatori che potranno venire al Castello Ginori non solo per vedere la mostra di Frosali ma anche quella di Rita Dolman che verrà prorogata. Ci parlerà di questi eventi e di un altro grande evento che concluderà questa giornata inaugurale della mostra di Frosali, Ursula Vetter, che i nostri telespettatori hanno imparato a conoscere lo scorso anno perché dedicammo all'Accademia Libera Natura e Cultura un lungo servizio lo scorso anno proprio nell'estate del 2011 per presentare una grande kermesse, una serie di installazioni alla scoperta delle quali ci condusse proprio la stessa Ursula. Oggi ci ha convocato in questa splendida località, tra l'altro dove si gode anche nonostante il vento un ottimo refrigerio per chi viene soprattutto dalle città. Ursula, vuoi presentarci questo evento? Poi seguiremo sia Frosali sia Rita Dolman all'interno del castello per proporre le loro mostre. Ci saranno tante sorprese perché soprattutto le foto di Rita sono state realizzate negli studi di tanti artisti, 22 artisti del territorio, molti saranno presenti oggi a Querceto, speriamo di poterli avvicinare tutti o buona parte di loro. Intanto raccontaci com'è nata questa kermesse, perché definirla mostra si riduce solo alla mostra di Frosali, ma è una manifestazione che, come abbiamo detto, avrà un epilogo stasera al tramonto con la rappresentazione di una opera celeberrima, La Traviata. Sì. Allora, l'Accademia da 12 anni ormai organizza una stagione artistica, culturale, sia musicale sia di arte visiva, ogni estate fra Pasqua e settembre e siamo oggi a un momento forte di questa rassegna del 2012 perché, come potete vedere sul cartello, la mostra di Rita Dolman che coinvolgeva tutti questi artisti stava per terminando e a grande richiesta del pubblico ma anche degli abitanti del paese abbiamo deciso di prolungarla. È allestito all'esterno delle pareti, come potete vedere dopo, e è molto bello. Renato, lo conosciamo, Renato Frosali, da anni, dall'inizio dell'Accademia, ha fatto la sua prima mostra in assoluto a Querceto nel 2007. Del 2008 la prima, 2010 la seconda, 2011 è stata la Biennale di Venezia e così l'abbiamo richiamato nella sua, tra virgolette, sede qui a Querceto quest'anno a presentare le sue opere più recenti che saranno presentate oggi da Armando Punzo del Volterra Teatro, perché il lavoro di Renato quest'anno si basa sull'attore del Volterra Teatro, si chiama Fuori dal Fuori e parla del chi è dentro, chi è fuori, dove siamo dentro, siamo fuori. È un bellissimo lavoro che invito tutti a vedere qui a Querceto. Ora inviti anche noi a vederlo, noi ci stiamo per inoltrare all'interno del Castello Ginori di Querceto, ovviamente ci faranno da guida le rispettive mostre sia Renato Frosali sia Rita Dolman. Prima però di avventurarci all'interno del castello vorrei che Ursula ricordasse ai nostri telespettatori il successivo appuntamento della manifestazione. Sì, 5 agosto abbiamo qui la mostra di Stefano Tonelli, anche lui nel 2011 è stato alla Biennale nella sede a Firenze con le sue opere, qui prepara un'installazione proprio a posto per il posto che si chiama Nell'attesa di un segno e qui dobbiamo guardare di vino, qui siamo in un posto di vino e siamo anche circondati dal divino di questo paesaggio, di questo borgo. Il 5 di agosto sarebbe la prossima tappa di espositiva.
Sergio Nanni è l'assessore alla cultura del comune di Montecatini Val di Cecina, ha inaugurato ufficialmente pochi minuti fa la mostra dell'amico Frosali. Io direi di partire dall'Accademia, una vera e propria risorsa per, non solo per l'amministrazione comunale, perché vi dà una bella mano a organizzare manifestazioni che forse l'amministrazione, viste le carenze di fondi, avrebbe difficoltà ad allestire da sola, ma dà grande visibilità al territorio e dà l'opportunità agli abitanti del vostro comune di accedere a mostre di artisti importanti. Sì, l'Accademia sicuramente è una cosa importante, in 12 anni ormai ha fatto grandi passi avanti, ha iniziato pian piano con difficoltà in questo bellissimo borgo, direi, in collaborazione con i proprietari Marchesi Ginori, e si è fatta conoscere in tutto il territorio non solo Val di Cecina ma anche oltre. E sì, ha dato anche una mano grande all'amministrazione comunale, perché ci ha in qualche maniera stimolato, diciamo così. Io sono da diversi anni assessore alla cultura, abbiamo iniziato a collaborare con l'Accademia, abbiamo fatto grandi cose per un comune piccolo come il nostro, abbiamo fatto opere, concerti internazionali e, come dicevo prima, quest'anno produciamo un'opera lirica, L'Elisir d'Amore, a Montecatini nel Teatro delle Laverie, e questo diciamo che è stato stimolato nel corso degli anni dall'Accademia. La mostra è stata presentata al pubblico da Armando Punzo, regista e direttore artistico del progetto Mercuzio non vuole morire, ai cui personaggi si ispirano le raffigurazioni del maestro Frosani. Sì, siamo di fronte a delle opere che Renato in qualche modo ha dedicato alla Compagnia Fortezza, ma andando anche molto oltre poi l'idea del teatro proprio. Quindi l'idea proprio del teatro, secondo me, è qualcosa che si può leggere in quelle opere. Non a caso ci sono poi anche altri quadri, alcuni quadri veramente estremamente plastici che raffigurano, insomma, delle posizioni, veramente delle contorsioni del corpo umano che sembra in scena. Ecco maestro, noi abbiamo dato per scontato che i nostri telespettatori sappiano cos'è il progetto Mercuzio non vuole morire, ma per i pochi che magari non hanno letto sui giornali o non hanno seguito i servizi televisivi che vi sono stati dedicati, possiamo ricordare brevemente in cosa consiste il progetto? Mercuzio non vuole morire praticamente è lo sfondo è Romeo e Giulietta, un lavoro su Romeo e Giulietta, dove però l'attenzione l'abbiamo posta su questo personaggio Mercuzio, che è il poeta, è l'artista, è l'attore, è l'uomo di teatro, proprio l'uomo di cultura, è il filosofo, che però sparisce dalla scena molto presto, muore molto presto nel primo duello con Tebaldo, però da lì parte tutta la tragedia. Allora questa idea di spettacolo non poteva essere risolta, secondo noi, solo con la Compagnia Fortezza, solo all'interno del carcere, ma avevamo bisogno proprio di chiedere al mondo, ai cittadini, proprio alle persone, di partecipare. Abbiamo immaginato un'opera di teatro di massa. La critica d'arte Elena Capone ha avuto il compito di presentare a un pubblico forse inatteso così numeroso che è convenuto al Castello di Querceto la mostra di Frosali, che è stata, credo, un'altra bella sorpresa per quanti sono saliti oggi fino a questo borgo. Sì, diciamo che questa rappresenta uno degli eventi più importanti per la nostra stagione 2012 qui a Castello di Querceto. Renato Frosali, che è un artista che ben conosciuto qua, perché già esposto a cominciare dal 2008 in quella che è stata la sua prima mostra personale in assoluto, e in cui è tornato in questo senso un po' ciclico dei tempi dopo la partecipazione alla 54esima biennale, e è ritornato con una ricerca ancora più approfondita nel suo percorso che è erede delle scuole espressioniste, delle grandi scuole espressioniste, e che riesce però anche a dare la forza, la magnificenza delle grandi opere del 500 e del 600, come si può vedere appunto da queste tavole giganti. Ci sono dei politici monumentali e dei piccoli gioielli che interagiscono fra di sé in questo allestimento giocato sulla dialettica di buio e luce, un po' nel senso di Caravaggio. E proprio nel senso di Caravaggio gioca anche sullo spirituale nel terreno.
Non poteva mancare a questo importante appuntamento al Castello di Querceto per un artista pomarancino, l'assessore alla cultura di Pomarance, Billy Cerri. Sì, buonasera. In effetti è veramente una grandissima soddisfazione per, come amministrazione, ma anche personalmente come amico, avere un artista della levatura di Renato Frosali. Negli ultimi anni si è distinto veramente, ha fatto un percorso, un salto importante. La partecipazione alla Biennale chiaramente è l'apice di questo percorso, ma anche l'evoluzione che possiamo apprezzare in questa mostra stasera sicuramente dimostra la forte carica dell'artista. Incontriamo nuovamente Renato Frosali a qualche minuto dall'inaugurazione ufficiale della mostra, un grande pubblico, una bella presentazione da parte di Elena Capone, che per te ha scritto anche un testo critico nel catalogo che i telespettatori venendo a visitare la mostra potranno ritirare qua nel borgo di Querceto. Iniziamo dalla genesi di questa mostra. Come è nata e perché gli hai dato questo titolo, Fuori dal Fuori, che è emblematico appunto. La mostra ha un tema specifico, è dedicata alla performance degli attori detenuti del carcere di Volterra. Il titolo, per dire la verità, non l'ho dato io, l'ha dato il regista Armando Punzo, ponendosi il problema se la libertà, interpretando il pensiero di Foucault, sia dentro il carcere o fuori dal carcere. Ho scelto il progetto, ho voluto fare una mostra a progetto in modo che raggiungesse un alto grado di organicità oltre che di tensione emotiva. Renato, il valore aggiunto di questa mostra, credo lo possiamo dichiarare senza tema di smentita, è rappresentato proprio dall'allestimento, un allestimento che è in perfetta sintonia con il contenuto dei quadri. Sì, l'allestimento è stato curato, il nero, per conferire alla mostra un aspetto di teatralità. La mostra è dedicata al teatro, anche l'allestimento deve risentire del teatro. Le musiche sono le musiche originali del teatro e poi, come lei avrà visto, nella mia pittura predomina parecchio il nero ebano ed è una pittura molto plastica, quindi il bianco e il nero crea questa plasticità. Se si accentua la luce, la plasticità tende ad appiattirsi. Più si abbuia e più questo elemento plastico, scultoreo della pittura ne viene fuori e ne viene rafforzato. Sì, anch'io ritengo che sia stato un allestimento con le luci che sono venute proprio dalla Germania apposta, sia stato un allestimento ben curato. E chi ha ispirato questi quadri ha avuto modo di vederli? Ma sì, certamente le fotografie sono visitate nel carcere, sono state portate agli attori detenuti che le hanno viste. La possibilità però di esporre queste opere all'interno del carcere per ora non c'è. No, non credo. La mostra viaggerà per altre capitali europee per finire un prossimo anno al Museo Nazionale in Romania. Rita ci presenta ora i suoi lavori, iniziamo dal primo perché abbiamo la fortuna di avere il personaggio, l'artista ritratto nella foto, si tratta del pittore volterrano Ennio Furiesi che Rita ha ritratto nel suo studio, è un documento importantissimo perché questo studio ora non è più nella disponibilità del maestro perché ci sono dei lavori di restauro da fare e quindi questo scatto rimarrà una testimonianza del. Mi ha dato l'idea che faccio le fotografie in studi con gli artisti perché ho visto che di dentro c'è un'atmosfera speciale e nessuno sa che quasi in un posto come Volterra sono 3, 4, 5 artisti famosi e hanno anche un spazio grande o piccolo, ma sempre con una fascinazione. Sempre magico. Sempre magico, sempre magico. Sì. Allora, il titolo della tua mostra, ricordiamolo ai telespettatori, poi ti seguiremo in questo itinerario, è Lo spazio e l'artista, ovviamente un titolo che lascia intendere qual è il contenuto delle foto delle quali ora ci ha parlato proprio la stessa autrice. Ennio, nostalgia di questo studio? Senz'altro, era uno studio, era
solamente per la luce, c'era una luce invisibile. E poi lo spazio molto era 90 spazioso, metri, certo. 200 metri a disposizione, cosa che non è facile. Purtroppo è successo questo, è cominciato delle infiltrazioni d'acqua, la noncuranza, perché io ripeto, quando una cosa è di tutti non è di nessuno, nessuno la cura, e dopo mesi è cominciato a venire giù carcinacci. Ecco, sono stati costretti a chiuderlo. A ridosso della torre del Castello Ginori, Rita ha installato altre quattro sue grandi foto che ritraggono ovviamente altrettanti artisti che ora la stessa Rita ci presenterà ovviamente in foto, ricordandoci che ciascuno di loro è intervenuto sulla foto. Sì, ognuno ha fatto una, quasi ha dato una traccia sulla fotografia, Tonelli per esempio sul soffitto, Mauro Staccioli, qualcosa, anche Frossali ha lasciato una bella traccia, e l'ultimo è qui Borghesi, no? Di Volterra. Ci scusiamo con i nostri telespettatori anche per l'audio, ma qui lavoriamo in una situazione ambientale abbastanza gradevole per quanto riguarda il punto di vista estetico, ma dal punto di vista ambientale c'è un vento che entra nei nostri microfoni e quindi i telespettatori sentiranno qualche disturbo. Quella alle nostre spalle è una foto, un documento rarissimo, è l'ultima foto scattata a Furio Cavallini, scomparso da qualche mese, artista di Cecina, il quale ha eseguito su questa foto forse l'ultimo tocco, l'ultima pennellata della sua carriera. Sì, come è stato il tuo rapporto con Furio? Benissimo, perché lui era già un cieco, lui ha guardato, ha visto niente, e lui era molto gentile, ha detto forse è veramente l'ultima fotografia che lui era consapevole di essere. Quello che vedete alle nostre spalle è lo studio coloratissimo dell'artista livornese Corrado Gai. Proprio in quello studio la nostra rubrica è stata a realizzare un importante servizio che poi è servito ovviamente per divulgare l'immagine del lavoro di Corrado Gai, che Rita ha immortalato in questa foto. Che sensazione hai avuto di questo mondo coloratissimo di Corrado? Per me questo era troppo facile per fare questa fotografia, perché qui è tutto originale. Ho detto non ci vuole che si cambia un pezzo, che sì. E lui mi ha lasciato una grande libertà, tutti gli artisti mi hanno lasciato una grande libertà, mentre il nostro lavoro, grazie a tutti gli artisti. È presente quest'oggi a Querceto anche Enrico Pantani, altro pittore pomarancino come Frosali, che è stato ritratto nel suo studio da Rita, e quindi abbiamo la possibilità di farti commentare direttamente il lavoro di Rita, e vorremmo sapere se rispecchia questa foto l'humus, l'umore del tuo studio. Sì, l'umore sì, c'è una confusione pazzesca nel mio studio. È piccolissimo, però quando è venuta ha trovato la prospettiva giusta, e a me piace molto questa foto. Rispecchia appieno lo studio, via. Come ci sei intervenuto sulla foto? Sono intervenuto con due disegnetti semplici fatti con l'Uniposca. Niente, ho dato il mio contributo. Grazie. A Pomarance non ci sono solo pittori e artisti, ma ci sono anche fotografi e artisti. Uno di questi è Giacomo Saviozzi, che ovviamente questa volta, invece che essere dietro la macchina fotografica, è stato in posa per Rita davanti all'obiettivo. Sì, è stata un'esperienza divertente, perché io abituato a fotografare, essere fotografato, e poi da Rita che ci conosciamo ed è venuta da me in studio, è stata un'esperienza carina, perché ha cominciato a muovere gli oggetti, a comporre, a dire stai lì, mettiti qua, questo oggetto lo mettiamo in questo posto, cioè si è creato il suo set. Ora noi attraversiamo solo di pochi passi la strada, perché insieme a Rita vogliamo presentare ai nostri telespettatori un altro degli artisti, un artista di Volterra, oggi non è fisicamente presente a Querceto, si tratta di Alessandro Marzetti, ma ce lo presenterà ovviamente Rita e ci dirà che sensazione ha provato a fotografarlo nel suo studio. Sì, e lui ha fatto queste cose?
Cristina Alabastro da Buon Volterrano. E io ho detto, mi piace tanto, ma per che cosa serve? Lui ha detto, guarda, questo è quasi come un, come si chiama per i cavalieri? Sì, sì, una maschera. Una maschera, e ho detto, questo cavaliere medievale. Sì, sì, sì. Lui dentro questo, e lui mi ha fatto un bel draccio, questa draccia di alabastro. Ecco, ora magari non so se televisivamente si percepirà, ma sì, questo sì, è una materia aggiunta alla fotografia. Sì, mi piace tanto perché qui è una fotografia che io ho fatto veramente tanto. Qui si vede, io ho fatto tanto, tanto e poi lavoro. Tanto lavoro e anche con luce, perché non tante volte ho usato luce, ma qui si vede luce, e questa luce dà un'impressione come un cavo. Sì. Rita, chi è Tomislav Spicic? E dov'è il suo studio? Sì, sì, Tomislav Spicic è un croato e lui ha un studio a Monte Scudaio. Lui era famoso con questo, come si chiama? Perché io non... Carosello. Era un programma di pubblicità. Sì, lui ha fatto tante per pubblicità, anche per Lindt e per Blue Jeans. E ora lui fa questi dipinti con tanti colori. Mi è piaciuto questo studio perché è piccola e nel centro di Monte Scudaio. Da Monte Scudaio ci trasferiamo ora a Ripalbella, nello studio di Silvia Heinemann, che è una connazionale di Rita. Sì, e lei ha un studio a casa quasi, e mi è piaciuto questa situazione con il tramonto. Ed eccoci in pochi secondi catapultati nel cuore di Volterra, dove vi presentiamo lo studio, anzi ve lo presenta Rita, lo studio del giovane artista Alessio Marolda. Qui da Alessio ho ridotto le luci per vedere meglio queste... Per risaltare la parte delle opere rispetto al contesto dello studio. Davvero, davvero. Quindi c'è un lavoro importante qui di riduzione, di sottrazione di luce. Sì, e lui si vede... E ovviamente lui invece lo ha illuminato in maniera... Sì. Anche un giovanotto a lui riesce ancora a fare questi equilibrismi. A Casale Marittimo Rita è andata a incontrare un'altra sua connazionale, Karin Hagen. Karin Hagen ha un bel studio nel giardino, mi è piaciuto tanto questa situazione dentro fuori, che si vede il solito colore dentro e anche fuori. Ancora uno studio di Volterra, ancora una giovane artista, Ilaria Tognarini. Qui ci troviamo di fronte all'unica forse ceramista dell'intera rassegna. Sì, 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 e a me mi è piaciuto tanto questo caos. C'era un po' di caos, io ho sistemato come sempre un po' le cose, ma si vede che lei lavora veramente con il cuore. Quello che vedete inquadrato in questo momento è l'artista Gaspare Otto Melker, artista svizzero che ha il suo studio nello Stradone del Belvedere nella vicina Vada. Sì, a me è piaciuto tanto da Gaspare questo arco e questa atmosfera, perché lui ha veramente tanto spazio. Non tutti gli artisti fotografati da Rita hanno il loro studio nel territorio di Montecatini Val di Cecina e delle zone limitrofe. Qualcuno ha il suo studio abbastanza distante da qui, per esempio Marcello Scarzelli, che è stato fotografato a Bientina in quello che è il suo luogo abituale di lavoro. Però Marcello è molto legato a questo territorio, vi ha esposto, anche quest'oggi era presente fisicamente al vernissage di Frosali, e quindi tu ti sei spostata di un bel po' di chilometri per raggiungerlo vicino a Pisa. Sì, perché lui ha fatto una mostra qui a Querceto, allora ha pensato, chiedo anche lui. Lui meritava di essere raggruppato insieme agli altri artisti legati a questo territorio. Sì, sì. E lui fa le... Tu l'hai ripreso dall'alto, come è strutturato il suo studio? Sì, 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 perché lui ha tanti colori qui e tante cose, allora anche qui ho fatto qualche parte in bianco e nero. Rita si è dovuta spostare di un bel po' di chilometri, trasferendosi a Carrara per immortalare una scena di affetto fra Claire Fontana e Adriano Ciarla, che sono due artisti che hanno il loro studio proprio nella capitale del marmo. Sì, e quando ho visto questo studio, loro abitano qui in primo piano, e ho pensato, qui ci vuole un po' di romantico.
A Montegemoli, una delle capitali italiane del pane, si è trasferita Rita per immortalare il coloratissimo Aione Arte, ovvero lo showroom di Emanuele Cazzaniga e Paolo Portante. Sì, mi hanno sempre piaciuto i vostri lavori, che ho detto voglio vedere come lavorano e ho visto c'è un studio che sono due artisti che fanno veramente un lavoro un po' contrario, lui lavora con ferro e lui con i colori. Un altro artista molto legato al territorio, ma che ha il suo studio lontano da qui, è Luca Serasini, che lavora fra la Foce dell'Arno e la costa del Tirreno, a Marina di Pisa, dove tu lo hai raggiunto per fotografare. Di Luca ho visto due mostre e ho pensato sono interessanti questi lavori, allora ho scelto anche lui. Le immagini ci catapultano ora a Volterra, nella Badia Parco, dove ha il suo studio en plein air Giuliano Mannucci in mezzo agli ulivi, in un luogo dove si respira atmosfera etrusca. Sì, perché lui ha detto io ho due studi, fuori e dentro, e ha detto ma io ora voglio vedere il tuo studio fuori, e quando io ho visto questo posto era meravigliosa e ho detto così abbiamo anche nella mostra un'altra atmosfera. Maria Burger è un'artista nata a Bolzano che ha deciso di lasciare i rigori degli inverni altoatesini per le dolci colline di Riparbella. Sì, e lei parla anche tedesco come tutte le persone italiane in questa zona. E così io ho visto una mostra dalla Marte, Montegemoli, e mi è piaciuto tanto questo lavoro e ho detto hai un studio? Lei ha detto sì, venga. Ci troviamo all'interno del Castello Ginori, credo sia doveroso ringraziare i marchesi che fra poco ci raggiungeranno e che sono stati gentilissimi a concedere anche alla nostra emittente la possibilità di riprendere all'interno questo splendido castello. Sì, infatti siamo molto contenti di poter una volta l'anno in questa bellissima cornice organizzare un'opera insieme all'associazione Vinopera Arte, che ha come direttore artistico Paolo Filidei, che fra qualche minuto salirà sul palco per presentare al pubblico che aspetta ansiosamente l'apertura del cancello e quindi che noi terminiamo velocemente questa intervista per poter accedere alla rappresentazione della Traviata. La rappresentazione della Traviata che fa parte di un percorso che ha la sua seconda edizione e quello che noi vogliamo presentare è l'idea di un vinopera, quindi un evento che rappresenti un omaggio all'opera ma contemporaneamente anche un omaggio al vino, e questa ci sembra la sede adeguata visto che la famiglia che ci ospita è anche un produttore di vini e quindi stasera il pubblico potrà assaporare l'arte dell'opera e assaporare il vino della famiglia Ginori. Libia, amore fra i cani. Chi avrà?